Buonasera, e insomma, condizioni non semplicissime perché si è giocato con temperature altissime, però i ritmi in molte fasi della partita sono sembrati comunque soddisfacenti. Ti chiedo un bilancio della serata e a che punto, anche al netto o alla luce di quello che è successo stasera, siete rispetto a quello che vi sta chiedendo Clotet. Beh, sicuramente è stata una bella partita, però c'è rammarico per non aver vinto, perché volevamo vincere sicuramente. Loro, sai, una squadra di Serie A, però dovevamo sfruttare meglio certe occasioni e loro, si è vista la loro qualità davanti, e quando abbiamo sbagliato hanno fatto gol. Però abbiamo cercato di mettere in pratica tutto quello che ci ha chiesto Clotet, abbiamo lavorato tantissimo sull'intensità, su andare a prenderli uomo con uomo in avanti, anche se era Sampdoria, una squadra di Serie A senza paura. E sicuramente dobbiamo migliorare, ci abbiamo tempo. Oggi hai giocato sulla fascia e volevo chiederti se il mister te l'ha proposta anche come opzione durante la stagione oppure era solo in un caso di emergenza. No, penso sia una cosa di emergenza perché Ward è infortunato e mi ha messo lì perché avevo bisogno di far minutaggio, però non c'è problema. Io mi trovo meglio centrale sicuramente, però se mi chiede di giocare lì il mister non c'è problema. Quindi ti è piaciuto giocare a terzino sinistro? Sì, Pensi che sicuramente. possa essere un ruolo Io preferisco il difficile? centrale, però se la squadra e il mister ha bisogno lì, non c'è problema. Anche la passata stagione ho fatto tante volte il terzino, soprattutto nei minuti finali, quando mi ricordo con Inzaghi c'era bisogno di difendere, non c'è problema. Quando c'è da dare una mano, sicuramente sono il primo. Ecco, come vi siete trovati in difesa? Comunque mi pare abbiate retto bene con una squadra di categoria superiore, insomma i meccanismi Certo. sono liati e insomma avete risposte importanti. Poi approfitto per chiederti, insomma, i due titolari sono al momento almeno Cistana e Adore, però ci sono margini per imporsi anche perché c'è il mercato, insomma, può succedere un po' di tutto. Sì, Quali anche le tue aspettative a livello in personale? difesa penso abbiamo fatto bene, anche perché ci conoscevamo già da tempo tutti e quattro. Sicuramente dobbiamo migliorarci certe cose perché i concetti di Clotet sono, su alcune cose sono diversi rispetto agli allenatori passati. Riguardo alle gerarchie, vediamo strada facendo. Ovviamente vorrei giocare sempre tutti i titolari, però vediamo. Cerco di dare il massimo e di mettere in difficoltà l'allenatore. Un altro protagonista è stato sicuramente il caldo, però d'altronde quest'anno si inizia ad agosto. Volevo chiederti se state facendo anche degli allenamenti particolari, in orari particolari, per prepararvi a questa calura che troverete nelle prime partite. Sì, sicuramente il caldo oggi, tutti i giorni praticamente, anche a Torbole, è una cosa impressionante, però non è un alibi perché c'era per noi, c'era anche per la Sampdoria. Allenamenti, sinceramente non vedo la differenza, anzi Clotet, massima intensità, durano tantissimo, non si risparmia niente, quindi meglio così. C'è qualcuno dei nuovi che ti ha colpito in maniera particolare? Stanno dando tutte risposte abbastanza soddisfacenti, però c'è un profilo in particolare che ti ha sorpreso in questa Ma settimana? uno in particolare non c'è, però ti dico, sono tutti bravissimi ragazzi che corrono tantissimo, hanno voglia di imparare, di mettersi in gioco, questa è la cosa più importante. E Patrick invece, di lui cosa mi dici? Patrick è un ottimo giovane, si deve allenare con noi, deve imparare tante cose, però ha ottimi numeri e sicuramente con noi migliorerà ancora di più. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.